Benvenuti nella rubrica di pesca del canale di Stefano Ape Assassina. Oggi impareremo a pescare il barracuda mediterraneo. Il barracuda mediterraneo è un pesce che non tira molto, ma è buono da mangiare. Pescarlo fa figo e non impegna, più o meno. E poi quando racconterete ai vostri amici che avete pescato un barracuda, loro saranno sempre molto stupiti e increduli. Per pescare il barracuda, dovete prendere un'aguglia che un tempo era un'aguglia viva, ma purtroppo adesso è un'aguglia che apparentemente non è più viva. Dopo aver fatto un rito voodoo all'aguglia, infilzandola con gli aghi uncinati e ardiglionati, dovete farle la ginnastica posturale e la pranoterapia. Non è importante che voi siate dei pranoterapeuti, l'importante è che vi riempiate le mani di squame, in modo che puzzeranno indelebilmente di pesce per le prossime 2 settimane. Purtroppo dopo, non potrete più infilarle, dove vi piace tanto infilarle, perché qualcuno non gradirà che voi ce le infiliate. Dopo la fisioterapia, l'aguglia sarà snodata come una contorsionista, e potrà quindi attirare meglio a sé il barracuda, perché anche se al barracuda non gli tira molto, apprezza molto le contorsioniste. A questo punto, per essere sicuri che il barracuda sia ancora più attirato, dovete dimostrare al barracuda le capacità di ingoio e profondità della gola, dell'aguglia. A questo scopo, apposita attrezzatura di costrizione specialistica farà al caso vostro. Noi stiamo utilizzando un peso da circa 10 grammi, non in piombo, che verrà sempre recuperato per evitare di inquinare il mare. A questo scopo lo stiamo legando con del filo in acciaio inoxaisi 316, che non arrugginisce con l'acqua salata. Il filo serve anche a chiudere il becco all'aguglia, così non dirà parole di troppo che potrebbero allontanare il barracuda. Gli ami, invece, sono legati con un cavo trecciato in acciaio, da almeno 30 libbre. Una volta messa la maschera di Hannibal Lecter, all'aguglia, sarà pronta per attirare il barracuda, che non potrà resisterle in nessun caso, e abboccherà alla vostra esca. Così farete bella figura, e potrete fare una bella cena. Però non potrete infilare le dita dove vi pare. Vi consigliamo sempre di utilizzare piombi ricoperti o pesi non fatti di piombo, in quanto il piombo, in alcuni casi, non fa bene alla salute umana. Se i denti del barracuda mordono il piombo e poi voi mettete la testa del barracuda in pentola, rischiate a vostra volta di mangiare del piombo, che è estremamente dannoso se ingerito. A questo punto, potete rilasciare circa 35 metri di filo. Tutta l'attrezzatura utilizzata in questo video, potete acquistarla cliccando sui link presenti nella descrizione del video, e così potrete anche voi impastarvi le mani di squame di aguglia. L'esca va pompata delicatamente, con movimenti regolari e continuativi, perché il barracuda è molto attirato dalle pompate. Ricordatevi però di regolare la frizione del mulinello, perché una frizione eccessiva potrebbe non piacere al barracuda, e quindi potrebbe farvi fare flop. Dopo aver regolato la frizione, aprite l'archetto e tenete il filo in mano. Qualora il barracuda dovesse abboccare, dovete puntare la canna verso il barracuda e mollare il filo, lasciando il barracuda da solo insieme all'aguglia per almeno 5 secondi. Circa il tempo del vostro massimo godimento. Dopodiché potete dargli una bella ferrata in testa con la canna, e in questo modo non vi sfuggirà. Siccome però il mare è inquinato a causa dell'umanità, sarà anche facile che pescherete della plastica al posto del barracuda, quindi pensateci bene la prossima volta che comprerete o userete della plastica, in quanto anche voi fate parte dell'umanità. Che tu sia maledetta umanità. L'aguglia non deve essere necessariamente fresca di suo, può anche essere fresca, perché è uscita di recente dalla crioterapia del vostro congelatore, e può anche essere addobbata con piombi diversi in gola. In questo caso si tratta di un piombo ricoperto del peso di ben 30 grammi.
ne bastano anche meno di 10, a seconda della dimensione dell'aguglia e dell'azione di pesca che volete operare. Per funzionare bene, l'aguglia deve viaggiare sotto il pelo dell'acqua, perché al barracuda piace tutto ciò che c'è sotto il pelo. Ma torniamo a noi. Il barracuda non ci va tanto delicato con l'aguglia, e quando abbocca la dilania grazie ai suoi denti, e sembrano quelli di un cane con la dentiera di Dracula, ma più affilati. Per questo motivo, come terminale si utilizza un cavo di acciaio. Non pensate che un'esca ridotta in questo modo non sia più utilizzabile, il barracuda apprezzerà anche le pompate con la sola testa dell'aguglia, e se insisterete nello stesso punto dove vi ha abboccato la prima volta, è probabile che ci sarà una seconda occasione di godimento. Ricordatevi che il barracuda non è una donna, e quindi con il barracuda potete insistere, prima o poi cederà. Continuate a pompare la canna fin quando non vi cadrà un braccio, e avrete buone probabilità di abboccata. Siccome però il barracuda abbocca meglio dal tramonto in poi, quando è buio, e noi siamo stufi di sparare cavolate, adesso vi lasciamo con un filmato buio in cui non si vede nulla, ma che ascoltando l'audio originale, potrà darvi meglio l'idea dell'atmosfera di questa bella pesca. Seguirà l'ultimo combattimento con un po' di luce, con l'audio originale, sul nostro vecchio gomone che ha quasi 40 anni, e i suoi tre capitani che si sono susseguiti, in questi lunghissimi anni di onorato servizio. Iscrivetevi al canale di Stefano Ape Assassina da pescatori intelligenti, consapevoli che qui non si fanno solo video di pesca. Buona visione! Ha boccato veramente! Ha boccato, non si vede niente, ma ha boccato! Cioè, praticamente siamo qua con la canna piegata, abboccato, ma non si vede niente. Grosso, grosso. Lasciamo frizione. Hai tirato su. Allora, praticamente mi metto di qua, cambio lato, forte, tira, però devo anche manovrare il gommone. Mannaggia, proprio al buio doveva abboccare. Cioè, sono contento che ha abboccato, però al buio. Ce l'hai la luce? No. Niente luce. No, dai, zero. No, vediamo. No, possiamo fare solo l'audio qua. Cioè, mannaggia, la canna tutta piegata. Oh, e quanto tira? Tira bene, va? Metti il folle, va? Ok. Vabbè. Non si vedrà la scena. Cercheremo di urlare il commento, si sente la frizione. Dai che arriva. È arrivato. La canna. Vai, vai, ce l'abbiamo. Allora, vediamo se si riesce a vedere. Controluce. Sì. Controluce nel guadino. Guarda, guarda che bestia. Guarda che bestia. Bello. Ah, aspetta, lo illuminiamo con la luce del... Sto cercando di uscire a tutti i costi. Eccolo qua. Adesso si vede bene, va? E beh. Allora, la sua dimensione ce l'ha. L'aguglia non c'è più, quindi... Inutile sperare di riutilizzarla, comunque... È un bel pescetto. Eccolo qua. Guarda che bello. La guglia spappolata in bocca. Che non recupereremo sicuramente. Buono, buono. Vabbè, lo sganciamo. Lo sganciamo e lo sganciamo poi a casa. Apro la girella. La girella là. Ok, aspetta un attimo. Facciamo così, questo lascio qui, ancora un'inquadratina qua. Oh, che peccato che ci siamo persi tutto il combattimento, ma comunque non importa, è un bel pescetto. Diventa, vedi, adesso sto filmando. Vediamo la barba, vediamo il vecchio capitano. Il mare, di nuovo
nuovo capitano. Direzione va bene? Sì, sì. Fate grosso. Questo per chi è? Chiaro. Lo voleva per Maria. Dai che ce l'hai. Vengo così? Con le gambe. Arriva, arriva. Vedi, che lui non può passare, così lo prendiamo sul fianco. Così? Dai, arriva. Concentra, che arriva il pesce. Barracuda, eccolo. Aspetta, non toccare gli ami, faccio io meglio se. Guarda come te l'ha mangiata bene. Io ti tengo da dietro. Ok, allora adesso lo mettiamo dentro al secchio, ti devi entrare. Mi apri il secchio. Togli la guglia, va così. Ok. E il barracuda ce l'abbiamo. Ok, lascia filo. Bravo Enzo. Hai visto? Vecchio proprietario di gommone. Lascia. Successivo, finale. Ciapilo. Barracuda in barca. È la cima. Due pescatori, ognuno suo, la raccomandata. Quanti persi? Soddisfatti, non importa quanti persi. 2000. Quanti persi? Uno per uno.